Prego. Samuel, un gol di preparazione che era una partita importantissima, che è complicato per te dopo alcune settimane, alcuni mesi un po' più complicati, trovare questo bellissimo gol finale, regalare questa immensa gioia a tutta la piazza, immagino sia una soddisfazione tripla. Intanto voglio dedicare il gol a mio figlio, che oggi fa 16 anni, e quindi ho un regalo insomma per lui questo gol. Per il resto sono felicissimo per questo gol che ha aiutato la squadra a 3 punti e vi ringrazio perché mi hanno sopportato questi 6 mesi, per me forse più difficile della mia carriera, e ringrazio per il loro aiuto del mister, della tifoseria, tutti quanti insomma mi hanno aspettato e quindi sono felice, dai. Questo è la fine del discorso. Sì, allora riprendo la domanda del collega. Beh, errore di sistema o grande capacità di indicare? Sai, voglio vedere il gol, è stato un lancio di Valeri lungo, quindi non lo so, io ho visto la palla andare e ci ho creduto perché pensavo essere più veloce, insomma, e poi quello è andata. Ho visto il portiere che tentennava un po', la palla era buona e ci ho provato, insomma. Prego, sì, ti volevo chiedere, intanto Samuel, nelle ultime apparizioni abbiamo anche sottolineato il tuo modo di giocare per la squadra è cambiato molto. Prima eri uno che voleva la palla lunga e spesso ti arrivava corta, adesso sei uno che se la va a prendere, prende i palli, prende le spinte, prende i calci, quello che c'è da prendere, ma mi sembra che hai un po' modificato, diciamo, quello che è il tuo stile iniziale. Sai, io sono arrivato qua, diciamo, giocando in una certa maniera, tutti sanno le mie qualità, insomma. È che non fare la preparazione con la squadra, a volte fai fatica, fai inserirti, e poi veramente ho passato 6 mesi veramente strani, uno non ne ha magari tante volte, una volta neanche, e quindi ho fatto più fatica a inserirmi di quello che credevo, insomma, dai. Però sono felice che, come ho detto prima, la squadra mi ha aspettato e cercherò di dare il massimo anche alla fine, insomma. Giudizio sul Brescia, come l'hai trovato? Ma sai, è una squadra rognosa come il suo allenatore, insomma, Venezia, sempre stata una squadra così. Queste sono partite che gli episodi insomma fanno la differenza, però fino alla fine saranno su con noi, insomma. Grazie.